La squadra di Capri che sta disputando un grande campionato, la squadra del Real Anacapri. Ricordo gli sponsor del Real Anacapri, che sono in realtà degli sponsor molto importanti: Tress Energia, fornitore di energia elettrica e gas sul mercato libero, Deco Supermercati, Verginello Ristorante Capri, Pescheria Reale, Pescheria ad Anacapri. Degli sponsor importanti, ripeto, che sono degli sponsor del Real Anacapri. Ricordo che la squadra sabato non ha giocato perché appunto è stata sospesa la partita per maltempo, quindi dovrà recuperare una gara. La squadra del Real Anacapri scende in campo con De Rosa, Tiziano Cantero, Buondonno Santarpia, vice capitano Notari, Galasso Pallato, Stefano Capitano, Conte Iovino, Maresca, Vigliotti, Palumbo, Pallato Giuseppe, Cipolletta, Biancardi, Caso, Coppola, Usai, allenatore Staiano. Per la squadra del Sant'Antimo, la Issa Sbrescia, De Luca, Pressano, Mugnano, Landolfo, Cecatiello, Pucaronga, Caito, Cerchia, Ismail, Sanità, Demba, Amatori, Castello, Cantone, Crescenzo. C'è un arbitro donna che arbitra questa gara, qui collegata allo stadio di Brusciano, temperatura rigida con pioggia e giustamente cielo chiuso come era nelle previsioni. Inizia la gara, carissimi utenti, sul pallone Conte con l'immagine per la squadra del Sant'Antimo. Nelle immagini Conte batte da centrocampo, ricordiamo che questa appunto... Questa è appunto la prima categoria del girone napoletano. Ecco, arbitra è una donna, la manna della sezione di Napoli. Ecco nelle immagini che arbitrerà questa gara. Pallone riversato sulla trane sinistra da parte di Pucca. E la volta di Buca, lancio per Cerchia, pallone che viene fermato dai biancazzurri che detengono il possesso di palla con il proprio capitano Stefano Pallato. Il Real Anacapri si lancia in avanti, Buondonno sul pallone, Buondonno incisivo nella manovra di calcio, pallone in profondità, sfera in area di rigore, Real Anacapri che tenta la prima azione degna di nota, blocca però il portiere Laizza. Nelle immagini ancora il Real Anacapri in azione, passaggio arretrato da parte di Galasso, ancora i biancoazzurri che avanzano, tizzano sul laterale destro, avanza la squadra del Real Anacapri che cerca di essere incisiva, in questo caso pallone a centrocampo Pallato, passaggio arretrato, il Real Anacapri si rende protagonista in questa iniziativa, tende però ad arretrare il passaggio nell'area di rigore e poi sposta anche il baricentro di gioco di nominazione. La squadra di calcio, pallone che va fuori, di nuovo in azione, pallone in profondità, biancazzurri in gioco, sfera che viene fermata, di nuovo i biancazzurri, pallone per Santarpia. Il vice capitano cerca di vedere in profondità il pallone e la squadra di Anacapri insiste. La sfera sul laterale sinistro che però viene perso, recuperata ancora da Buondonno, lancio in profondità. Ancora di Anacapri, palla che viene però recuperata dalla squadra del Sant'Antimo. Rimessa laterale, Cantero nelle immagini. Pallone verso l'area di rigore al centro, tiro finale, attenzione, Real Anacapri che passa in vantaggio, il Real Anacapri passa in vantaggio con il proprio capitano Stefano Pallato, di nuovo protagonista, 1-0 per il Real Anacapri, un Real Anacapri che adesso da 8 punti passa a 11 punti, ricordiamo che è una partita in meno in casa, potrebbe vincere, va a 14, dovrebbe andare le probabilità a 14 punti, Real Anacapri 1, Real Anacapri 1. Sant'Antimo 0, davvero un gol anche se aiutato, diciamo dobbiamo essere precisi in questo caso, da una deviazione in area di rigore, però
il capitano merita questo gol, ma tra l'altro dobbiamo dire che la squadra del Real Nagabri è scesa in campo con molta determinazione, molta lucidità, e questo sta a significare che la compagine della Nagabri è pronta a giocarsi ogni partita. Intanto lancio in profondità per Conte, ancora pallone a centrocampo, il Sant'Antimo tenta di creare un'azione degna di nota ma viene fermata a centrocampo. Sant'Antimo in gioco, pallone arretrato, la sfera sul laterale sinistro, ancora la squadra di Sant'Antimo in gioco, c'è un fallo, punizione, secondo Lazio, rimessa laterale, ricordiamo arbitra appunto la Manna, è una donna della sezione di Napoli, eccola nelle immagini che arbitra questa gara, molto precisa per quanto concerne anche diciamo i calcoli arbitrali, ed ecco la punizione, punizione, intanto il lancio in area di rigore, colpo di testa, attenzione, ed è rete, pareggia il Sant'Antimo, davvero un bel gol, pareggia il Sant'Antimo. Pareggia il Sant'Antimo, 1-1, si riapre la gara, carissimi utenti, davvero è stato, dobbiamo dire, in questo caso dobbiamo essere sportivi, è stato un bel gol, dobbiamo davvero dire la verità, neanche in Serie A si vedono questi gol, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere veritieri. Diciamo che a questo punto siamo sull'1-1, mi pare che la rete sia messa a segno da giocatore Cecatillo, il numero 17, ecco nelle immagini, è il più alto in area di rigore, quindi intanto lancio in profondità, Sant'Antimo che continua, Biancazzurri che tentano giustamente di poter essere determinanti, e quindi ancora Stefano Pallato in azione, Real Anacapri che dribbla un giocatore, attenzione c'è un fallo, punizione. Intanto il lancio in area di rigore, pallone che viene deviato, fallo, punizione. Intanto viene gestita la palla in area di rigore, di nuovo in azione, la squadra avanza con Gaito. Vediamo un attimo l'iniziativa, Bianco Celesti in azione, e intanto il Real Anacapri insiste, il diagonale, pallone in area di rigore, pallone per Iovino, Iovino, tiro finale, ci prova Iovino, è stato davvero un giocatore che ha promesso molto bene in questo campionato e promette anche bene per il futuro. Intanto fondo aria, batte il portiere, intanto avanza la squadra del Sant'Antimo, pallone verso il centrocampo, pallone fermato a Buondonno, ci si allarga con il gioco, ancora i biancazzurri in azione, avanzano, pallone per Stefano Pallato, il Real Anacapri insiste, Iovino, 1-1 risultato, ancora Iovino in area di rigore, il cross, attenzione, palla respinta e corner, corner a favore del Real Anacapri che potrebbe raddoppiare il risultato, ha una chance in tal caso la squadra del Real Anacapri, potrebbe la squadra appunto di mister Saiano raddoppiare il risultato, ancora ottima giocata da parte di Maresca, il cross in area di rigore, sfera ribattuta e poi c'è la volta della squadra, perde palla, attenzione Gaito, il pallone in area di rigore ribattuto infine da Pressano che sarebbe un difensore. E intanto la sfera termina fuori. Intanto in azione. Intanto, ecco, ripeto praticamente con precisione il nome del giocatore, Gaito, in effetti si continua a giocare con la squadra del Real Anacapri in azione, pallone per i biancazzurri che avanzano, la sfera per Iovino, si porta verso l'area di rigore, cerca il dribbling con Conte,
Sven ancora per Iovino, Iovino in area di rigore, Iovino potrebbe raddoppiare il risultato. Real Anacapri che sfiora il raddoppio, sfiora il raddoppio, 1-1 il risultato. In un giro di 10 minuti ci sono stati due gol davvero fantastici e qui il pubblico è davvero molto interessato a questa gara, una gara davvero giocata sotto l'aspetto tecnico molto importante. Intanto si continua con i biancazzurri in gioco, pallone in area di rigore, colpo di testa finale, sfiorato il raddoppio. Sfiorato il raddoppio e adesso assistiamo all'iniziativa della squadra del Sant'Antimo che cerca di poter essere costruttiva. Intanto i biancazzurri avanzano, pallone che va in alto, Buondonno sul pallone, Buondonno ancora in gioco, il tacco di Buondonno, il Sant'Antimo recupera con Landolfo il suo sinistro, pallone in verticale, biancocelesti che avanzano hanno l'opportunità di potersi inoltrare verso l'area di rigore, ancora in azione il tiro finale, attenzione, il portiere si salva con un piede, ottimo tiro questo di Maresca che stava realizzando il raddoppio per la squadra del Real Anacapri. Ancora Buondonno, Buondonno in gioco, Buondonno, il pallonetto di classe, lancia in area di rigore la squadra del Real Anacapri, ma in effetti recupera Iovino, passaggio arretrato. Di nuovo la squadra biancoceleste in azione, la sfera per Cantero, Cantero in gioco, il lancio in area di rigore, si continua a giocare con Buondonno, il passaggio arretrato da parte di Conte, poi ci prova il capitano Pallato, tutto al brasiliano il gioco condotto da Real Anacapri, Buondonno in azione, gira la palla, il tunnel, la finta, si sposta l'asse del gioco, il cross in area di rigore, Real Anacapri che tenta di poter raddoppiare il risultato, davvero possesso di palla eccezionale della squadra guidata da mister Staiano con passaggi tutti di prima, formato Brasile che hanno determinato una scompaginazione in area di rigore, davvero un Real Anacapri molto forte, molto incisivo, molto determinante che sta conducendo una gara alla grande e quindi sta dimostrando di avere le carte in regole da un punto di vista tecnico per poter vincere questo campionato e potercela fare tutta. Intanto da squadra del, ricordiamo che in questo momento si trova a 9 punti, quindi in effetti ancora il bianco-azzurro in azione, passaggio arretrato per il portiere De Rosa, ancora la squadra di Real Anacapri che insiste, cerca di portarsi verso il centrocampo, pallone per Sant'Arpia, tutto di prima, la sfera per Cantero, 1-1 il risultato, ancora pallone per Iovino, perde palla poi la squadra di casa ma la recupera in un secondo momento. Ancora Iovino sul pallone, Iovino cerca di mirare, il cross in area di rigore, il cross, attenzione, svetta di testa, il giocatore Galasso pronto ad essere determinante, eccolo le immagini, che corre ancora di recuperare palla su Puca, Puca ancora in gioco, sfera a centrocampo, la sfera per Cerchia, il Real Anacapri insiste, determinato con il capitano, la bandiera della squadra, Stefano Pallato, c'è l'avanzata parte con Conte, Buondonno, tutto di prima, si gioca, pallone per Buondonno, ancora il Real Anacapri, gioco spettacolare, spumeggiante da parte della squadra ospite che sta davvero dimostrando di essere una grande compagine e di poter vincere questa partita, sta impiegando tutte le risorse utili, sfera per Conte, ancora Maresca sul pallone, Maresca ci prova di sinistro, secondo l'arbitro c'è un fallo, in quel caso il giocatore ha calciato, ecco le immagini, Maresca, giocatore di classe per la squadra Real Anacapri, ha calciato di sinistro, però in quel momento c'è stato appunto nel tirare, ha trovato la gamba di un giocatore del Sant'Antimo il quale stava ostruendo l'iniziativa. Bravo il giocatore Cantero, Iovino, tutto di prima, si continua a giocare con il Real Anacapri in azione, perde palla, la recupera poi il capitano Stefano Pallato, Buondonno,
Stefano Parlato, Maresca si porta verso l'area di rigore, attenzione, ancora il Real nella caprinazione, pallone per Galasso, il cross verso l'area di rigore, Conte, la triangolazione, Maresca, il sinistro, ancora il Real nella caprinazione, Galasso, tiro finale, finisce vicino al gol, Galasso nelle immagini, applausi del pubblico. Grande Real Anacapri, un Real Anacapri che sta dominando la partita in lungo e largo, al di là di quel gol che c'è stato da parte degli ospiti, però il Real Anacapri, diciamo, che ha segnato per prima, sta dimostrando di dominare qui allo stadio di Brusciano contro la squadra di calcio del Sant'Antimo e sta facendo emergere le proprie doti tecniche. Palla fermata, ancora Buondoni in azione, vedete com'è la determinazione, sfera per Maresca, la triangolazione, tiro di Conte, attenzione! Perde palla il portiere, la riconquista in un secondo momento la squadra del Sant'Antimo e adesso vediamo cosa succede, c'è una calma, una tregua possiamo dire di gioco con il Real Anacapri che davvero già l'anno scorso ha dimostrato di avere caratura nel gioco, questo è molto importante, fare gioco in campo per dimostrare di essere validi. Intanto perde palla, la palla ancora per il Real Anacapri, la sfera per Galasso, la triangolazione e ci si lancia in avanti, sfera che termina fuori. Intanto fondo area, pallone per Iovino, ancora i biancazzurri che insistono, il capitano avanza, lancio per Iovino, Iovino in area di rigore, intanto il cross in area di rigore, ancora il Real Anacapri. Di nuovo la squadra biancoceleste con Sant'Arpia. Pallone per Iovino, Iovino in gioco, Iovino, ancora Iovino. E l'arbitro, secondo l'arbitro, la palla è uscita fuori dal rettangolo di gioco. Allora, ricordo che in realtà la squadra del Real Anacapri ha gli sponsor che sono appunto Virginiello Ristorante. E intanto tiro finale, ci va approvato Cantero. Cantero, pallone alto sulla traversa. Intanto a centrocampo di nuovo la squadra di calcio del Sant'Antimo, biancazzurri in azione, Buondonno, il lancio per il giocatore Iovino, intanto fa la punizione. Intanto avanza la squadra biancoceleste con il capitano Stefano Parlato, Buondonno. Buondonno. Pallone per Cantero. Maresca, bravissimo nel palleggio, Maresca, tiro finale e pallone che poi termina al portiere Raizza. Intanto si continua a giocare con il Sant'Antimo in azione. Vai, 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 vai.
Si continua a giocare con il Real Agapi che conquista palla. Biancocelesti in azione. Pallone per Stefano Pallato. Iovino cerca la triangolazione. Tiro finale, bravissimo! Grande giocata! Davvero da Brasile. Una triangolazione spettacolare da calcio mondiale con Stefano Pallato. Iovino, davvero una giocata spettacolare, straordinaria, professionale. E questo significa e rappresenta che la squadra del Real Anacapri è pronta a tutto. Di nuovo in azione, Iovino, la triangolazione, pallone per Cantero, il cross di sinistro, il pallonetto, però la sera c'è il vento, un po' di vento che fa spostare la direzione, la traiettoria del pallone che termina direttamente fuori. Intanto, carissimi utenti, davvero una partita spettacolare da parte del Real Anacapri. Ricordiamo e raccontiamo un po' la cronostoria di questa gara. All'inizio la squadra del Real Anacapri subito si è lanciata in avanti e ha realizzato subito il gol grazie al proprio capitano Stefano Pallato, quindi 1-0. Successivamente però, dopo intanto lancio per Maresca, tiro finale! Davvero splendida azione, poteva raddoppiare Maresca nelle immagini di giocatore dotato di elevati doti tecniche. E quello che volevo stavo raccontando, e poi successivamente c'è stato appunto il pareggio all'improvviso. L'unica azione appunto la squadra di casa, mentre il Real Anacapri ha davvero praticato e mostrato di essere determinanti sin dal primo minuto. Intanto vediamo cosa succede in campo, il tiro finale vicino al gol il Real Anacapri. Una squadra che è riuscita a produrre gioco sin dal primo secondo, davvero una compagine che riesce a praticare gioco in modo esclusivo. Intanto fondo area, si riparte con la squadra in azione, il lancio, pallone fermato da Cantero, Cantero in gioco. Biancocelesti in azione. L'appoggio di Conte, pallone per Buondonno, la palla non filtra. Intanto avanza il capitano, il cross in area di rigore. Bravo Iovino, in questo caso Iovino! Iovino! Vicino al gol! Iovino che ha giocato sia nelle giovanili del Napoli, ha giocato anche nella squadra Juve Stabia, un giocatore di elevati doti tecniche che ha permesso giustamente allo staff dirigenziale di costruire una squadra al top. Intanto di nuovo in azione, tiro finale, pallone alto sulla traversa, ci ha provato in questo caso il Sant'Antimo con Gaito. Intanto fondo area, batte il portiere De Rosa. Biancocelesti in azione, la sfera per Pallato, Stefano Pallato, l'esterno destro, palla per Iovino, ancora Iovino, ruba palla, di nuovo in gioco la squadra biancocelesti. Si continua con Santarpia, vice capitano. Santarpia, grande tiro, bellissimo! Un tiro di classe di Santarpia, stava realizzando il gol del raddoppio. Bravo Santarpia! Ringraziamo Cromilic, l'utente Cromilic che sta dicendo forza ragazzi, ecco un utente in rete che sta rispondendo alla nostra gara. Intanto il colpo di testa finale, Buondonno, tiro finale, pallone alto sulla traversa. Davvero eccezionale l'iniziativa del Real Anacapri che continua ad essere determinante in area di rigore. 1-1 il risultato quando mancano 20 minuti alla fine del
Oltre 20 minuti alla fine del primo tempo, un Real Anacapri che dimostra di essere determinato. Ancora Stefano Pallato, scivola e secondo l'arbitro c'è un fallo. Buongiorno. Biancoazzurri in azione, lancio in profondità per Iovino. Iovino mobilita l'area di rigore, il cross preciso e perfetto, una sfera per Buondonno in area di rigore, ancora l'iniziativa di Cantero in gioco, il cross ribattuto, ancora Cantero, palla che termina fuori, rimessa laterale, Cantero. Ancora bianco-azzurri in gioco. C'è un fallo, punizione. Punizione, fallo ai danni di Ronca. Punizione. 1-1 il risultato, un pareggio che in questo momento è utile sia al Real Anacapri e sia al Sant'Antimo, però dobbiamo evolvere e verificare quale sarà l'andamento della gara. Intanto punizione, batte Gaito sul pallone. Ci prova di destro Gaito, il cross in area di rigore. Il tiro in area di rigore, attenzione, secondo l'arbitro c'è un fallo compiuto e commesso ai danni dell'attacco, della difesa, scusatemi, del Real Anacapri. Pertanto è punizione a favore del Real Anacapri. Quando mancano, carissimi utenti, ben 17 minuti alla fine del primo tempo, poi ci sarà anche il recupero, ma a quanto pare il lancio per Iovino, non ci sono stati falli clamorosi. Pallone per Cantero, la sfera in brawl, Iovino si trova tu per tu con il portiere, Iovino in gioco, Iovino guarda, bravissimo Iovino, effettua una finta, poi tira l'interno destro, bravo Iovino. Ancora in bianco celeste in azione, 1-1 il risultato. Ricordiamo appunto, carissimi utenti, gli sponsor che hanno in effetti diciamo gli sponsor del Real Anacapri. Intanto c'è il cross, pallone che termina fuori. Allora, ricordo appunto, carissimi utenti, gli sponsor. Gli sponsor sono Tress Energia, Deco Supermercati, Virginiello Ristorante Capri e poi c'è anche Pescheria Reale, Pescheria ad Anacapri. Beh, tutti sponsor importanti. Intanto il lancio in profondità per Iovino, poi Iovino cerca di realizzare il raddoppio. Iovino! Real Anacapri vicino al gol! Real Anacapri vicino al gol! Opportunità, occasione eccezionale per la squadra di casa, per la squadra ospite, che poteva in un certo senso per il Real Anacapri raddoppiare il risultato. Con Conte, il pallone, diciamo che Conte è andato in una velocità in misura più che proporzionale rispetto alla velocità della palla e si è trovato in rete direttamente. E poi dall'altra parte Iovino ha piazzato, ma in questi casi i ritmi di velocità del pallone non si possono misurare. Di nuovo in azione
Stefano Pallato. Pallone per Iovino. Ancora Iovino in azione. Iovino in gioco. Fallo, punizione. Attenzione, c'è uno scontro tra due giocatori. L'arbitro però la manna, ricordiamo che è donna. L'arbitro la manna cerca di stabilire ordine, cerca di chiarire però con i giocatori. Attenzione, c'è un arbitro donna in campo. Vabbè, attualmente non è successo nulla, tutto è rientrato nella normalità. Il lancio, pallone riconquistato da Cantero, la palla termina alta sulla tribuna. Comunque qui, carissimi utenti, la tribuna è davvero eccellente, vedete, è coperta, c'è copertura dei vetri, questa è davvero una tribuna ad hoc, devo dire la verità, come cronista sui campi dilettantistici questa è una delle poche tribune che ho visto con la possibilità di non prendere vento. Questo è anche importante, ci sono i vetri, vedete, ve li faccio vedere, ci sono i vetri, è murata la tribuna, è davvero un campo perfetto, è coperto, quindi di nuovo gli azzurri in azione. Conte, pallone in profondità, la sfera viene fermata poi nell'area di rigore. La sfera per Cantero, il lancio in verticale, Conte cerca il tacco, pallone fermato, di nuovo in azione. Gaito sulla sfera, c'è uno scontro tra due, l'arbitro ferma il gioco, punizione. Di nuovo in azione il Real Anacapri che avanza. Di nuovo il capitano Pallato, fermato la sfera dal Landolfo. Fallo, punizione. Atterrato appunto il giocatore Puca. Sant'Antimo in azione. Biancocelesti che avanzano, adesso il Real Anacapri insiste, Buondonno in area di rigore, ancora in azione, poi Puca nelle immagini, passaggio arretrato, ancora il Real Anacapri che avanza, viene fatta circolare la sfera, la palla per Iovino. Iovino insiste, fallo di mani, no, è al contrario, evidentemente c'è una giocata pericolosa. Secondo l'arbitro ritiene che ci fosse una punizione a fuori del Sant'Antico, che però perde palla. Maresca, di nuovo i biancazzurri in azione, sposta l'asse del gioco per Iovino. La palla arretrata per Cantero, Buondonno, Stefano Pallato in azione, cerca di spostare il gioco, si gira il cross corner e adesso il Real Anacapri ha la possibilità di raddoppiare il risultato, serve il gol per la squadra ospite per incrementare la posizione aritmetica in classifica. Vediamo cosa succede dalla bandierina, il capitano Stefano Pallato. Il cross in area di rigore, la finta, vediamo, l'arbitro la manna, decide per il fondo area. Un cross strategico
ma è intervenuto il difensore della squadra di Nuovi in Azione. Di nuovo il perde palla, ma riconquista la squadra biancazzurra, si porta verso l'area di rigore, attenzione fallo, punizione. L'arbitro richiama l'attenzione, ancora in gioco Stefano Pallato ai limiti del rigore, la palla viene ribattuta di nuovo in azione, biancazzurri in gioco, passaggio arretrato da parte di Notari a sera al portiere De Rosa. E poi la volta di Cerchia che perde palla. Buondonno. Buondonno preferisce il corridoio verso il centrocampo. Buondonno in azione. La palla sul laterale destro. Ancora il bianco celeste in azione. La palla in verticale per Galasso. Iniziativa brillante. Il cross. In area di rigore, il Real Anacapri, tiro finale, il pallonetto vicino al gol, il Real Anacapri. Il lancio, pallone sul laterale sinistro, avanza la squadra di casa che però non permette la possibilità di potersi inoltrare verso l'area di rigore e la volta della squadra del Sant'Antimo che insiste, biancazzurri che continuano ad essere promotori di un'iniziativa brillante e si riversano nella metà campo del Sant'Antimo. In gioco pallone per Stefano Pallato, la sfera giunge a Sant'Arpia, pallone per Cantero. Stefano Pallato, buondonno Stefano Pallato, la palla verso l'area di rigore, ancora i biancazzurri in azione, Real Anacapri, buondonno sposta l'asse del gioco sul laterale sinistro. Il cross ribattuto e c'è una deviazione, c'è un corner. Quando mancano 7 minuti alla fine della partita per quanto riguarda il primo tempo e quindi batte il giocatore Stefano Pallato. Maresca, bravo Maresca, deviazione. Secondo l'arbitro decide per una... Cantero. Cantero in azione, pallone in area di rigore. Galasso ci prova. Pallone ribattuto. Ribattuto la sera, di nuovo in azione, biancazzurri, avanzano. Tentano il colpaccio sul laterale destro, insistono. Ancora il cross in area di rigore. Conte, attenzione, Conte sfiora il gol del raddoppio. In azione adesso la squadra di calcio del perde palla, è la volta di Stefano Pallato. Galasso ci prova in questo caso, Maresca, la triangolazione viene però bloccata da Mugnano, intanto rimessa laterale, la volta di
Maresca. Stefano Parlato, insiste, Stefano Parlato, il cross, pallone per Iovino. Iovino recupera, bravissimo, sembrava che la palla fosse andata fuori. Stefano Parlato, tiro finale, ribattuto. Continua la pressione bianco-azzurra. Iovino, il pallonetto, Bondonno, deviazione, blocca il portiere. L'arbitro ferma il gioco, attenzione. C'è una punizione. E la volta del Sant'Antimo che però perde palla, la riconquista. La riconquista Stefano Parlato, il lancio sul laterale destro. Biancazzurri in azione. Ancora il Real Anacapri, Stefano Parlato. Di nuovo Bondonno. Iovino. Iovino, tiro finale, palla bloccata dal portiere. Il lancio. Oriana Carri in azione. Biancazzurri che continuano a destare attenzione. Real Anacapri che insiste, pallone per Galasso. L'apertura in area di rigore, tiro cross, palla direttamente nelle braccia del portiere. Avanza il Real Anacapri. Fallo, punizione. Punizione a fuori del Real Anacapri. Batte appunto Bondonno nelle immagini, quanto oramai siamo alla fine del primo tempo, 1-1 è il risultato tra Sant'Antimo batte e Real Anacapri. Bondonno blocca il portiere, ottimo tiro di Bondonno, molto teso, e a questo punto a quanto pare dovrebbe terminare a momenti la gara. Mancano 2 minuti per la fine del primo tempo, ci sarà sicuramente il recupero, ma ricordo che non c'è stato nessun fallo eclatante, quindi nessuna perdita cronologica di tempo. C'è un fallo, attenzione, a terra Gaito. Intanto Calessi Utenti, punizione, batte Sbrescia sul pallone, poi lo sostituisce Puca, il cross fermato, tiro alto sulla traversa, fondo area.
c'è l'avanzata dei biancazzurri. Pallone arretrato, passaggio all'indietro, il tacco da parte di Sbrescia, poi c'è Landolfo, perde palla, Galasso, quindi recupera Stefano Parlato, Maresca, ancora la squadra del Real Anacapri in azione. Buondonno, tiro finale di Buondonno, grande tiro che impegna severamente il portiere Raizza. Fallo, punizione. Carissimi utenti, abbiamo superato il tempo regolamentare. Il lancio, pallone bloccato, c'è la fuga di Maresca sulla laterale, Maresca, Real Anacapri che potrebbe essere determinante, Maresca, Conte, Iovino e l'arbitro fischia la posizione irregolare, peccato, poteva essere il 2-1, partita molto difficile. Per quanto concerne la concretizzazione sotto rete, diciamo che il Real Anacapri si è impegnato molto per poter raddoppiare il risultato, quindi diciamo che ha trovato di fronte un portiere abbastanza in forma e ha creato molte azioni il Real Anacapri, ha prodotto gioco in questo primo tempo. Però poi i tiri, le incursioni, i colpi di testa, ma soprattutto i tiri anche da fuori area, sono stati bloccati dal portiere. Voglio dire, voglio precisare, neanche la difesa del Sant'Antimo, ma il portiere, voglio dire, ha ostruito questa iniziativa, perché altrimenti il Real Anacapri poteva essere in vantaggio anche per 3-1, vista e considerata la produzione di gioco. Finisce il primo tempo, grazie all'attenzione su telesport.name.